Lo scorso 27 giugno sono volato a Berlino proprio per lui, ovvero Honor 9, l'ultimo top di gamma dell'azienda cinese. A prima vista quello che mi aveva fatto impazzire è stato sicuramente il design, ma soprattutto la splendida colorazione Glacier Grey. Una colorazione che abbiamo già visto anche su altri smartphone in passato, ma che su questo Honor 9, probabilmente complice anche la lavorazione del vetro sulla back cover, mi ha fatto veramente impazzire. Quello che mi è piaciuto ovviamente è stato anche il lettore spostato frontalmente. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, non vi voglio anticipare nulla ed andiamo a approfondire tutti gli aspetti di questo smartphone nella nostra recensione. Il design del nuovo entrato in casa Honor rimane comunque molto simile a quello del suo predecessore, con alcune piccole differenze come ad esempio la curvatura 3D della back cover. Proprio quest'ultima è stata lavorata in maniera tale da rendere un bellissimo effetto visivo grazie alla costruzione con 15 strati di vetro. Molto suggestiva anche la nuova colorazione Glacier Grey, che dà un tocco di classe in più a questo smartphone. Sul fronte del design e della costruzione quindi sono rimasto completamente soddisfatto. Lo smartphone è solido, realizzato in maniera impeccabile ed abbastanza comodo nell'utilizzo ad una mano, seppur si sarebbero potuti ottimizzare un pochino di più gli spazi. Il lettore di impronte digitali è stato spostato frontalmente, scelta che condivido pienamente ed inoltre è veloce, preciso e reattivo, ed è possibile sbloccare il dispositivo 10 volte su 10 senza alcun problema. Il display è un'unità IPS da 5,15 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, 428 ppi e vetro curvo di tipo 2.5D. La riproduzione dei colori è molto fedele, ma è sempre possibile regolare a proprio piacimento la taratura grazie alle varie opzioni presenti nelle impostazioni. Inoltre possiamo anche abilitare la protezione occhi, la quale filtra la luce blu per non affaticare la vista. Gli angoli di visuale sono buoni, ma ho riscontrato un problema per quanto riguarda la polarizzazione del pannello, perché indossando degli occhiali con lenti polarizzate non è possibile visualizzare chiaramente il display, se non ruotando lo smartphone in posizione orizzontale. L'Honor 9 è equipaggiato da un chipset HiSilicon Kirin 960 con processore octa-core a 2.4 GHz, una GPU Mali G71, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 256 GB. Per quanto riguarda questo taglio di memoria, facciamo presente che questa versione è una versione per la stampa che attualmente non è disponibile alla vendita. A livello prestazionale nulla da dire, questo Honor 9 si comporta veramente molto bene, è veloce, reattivo e le app vengono aperte istantaneamente. La gestione della RAM è altrettanto buona ed in generale non abbiamo riscontrato particolari problemi. Per quanto riguarda il gaming, grazie a un buon processore grafico possiamo godere di ottime prestazioni grazie ad un frame rate alto e costante. Passiamo poi al comparto fotografico, infatti l'Honor 9 è caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore, un sensore in bianco e nero da 20 megapixel, mentre l'altro è RGB da 12 megapixel, entrambi hanno apertura f2.2, è presente ovviamente uno stabilizzatore, che in questo caso però è di tipo digitale, è presente poi un flash LED dual tone ed un autofocus di tipo laser. Il principio di questa doppia fotocamera è lo stesso che abbiamo già visto sugli altri device di casa Huawei, ma troviamo inoltre uno zoom ibrido 2x, il quale è stato realizzato sfruttando la risoluzione maggiore del sensore secondario, con dei risultati tutto sommato buoni. In condizioni di buona luminosità, gli scatti sono buoni, con una rappresentazione di colori fedele ed un buon dettaglio. Tuttavia non siamo di certo ai livelli di Samsung Galaxy S8, ma questo comparto fotografico per la sua fascia di prezzo riesce a dare delle belle soddisfazioni. Lasciano un po' insoddisfatti però gli scatti in notturna, dove la qualità cala ed è possibile notare del rumore di fondo. Con una buona mano ferma e con l'aiuto della modalità Pro Photo è possibile migliorare questo aspetto e ottenere dei risultati migliori. Frontalmente troviamo un sensore da 12 megapixel che ci permette di realizzare dei bei selfie in condizioni di luce favorevole. Ma in fase notturna vale lo stesso discorso fatto precedentemente con la fotocamera posteriore. Quello che non mi ha convinto è stato l'effetto bokeh nella modalità portrait, il quale risulta essere un po' troppo finto e con un'elaborazione software invasiva. L'audio in uscita dal singolo speaker inferiore dell'Honor 9 è complessivamente molto buono. Il suono presenta un buon equilibrio di frequenze medie ed alte, peccando leggermente sui bassi e su una potenza sonora non particolarmente elevata. Yes, you stay with me, I'm alright.
Esame superato anche per l'audio in capsula auricolare in viva voce, infatti non abbiamo riscontrato particolari problemi con il nostro interlocutore. Il nuovo top di gamma dell'azienda supporta il Dual SIM Dual Standby con supporto 4G LTE, il Wi-Fi supporta lo standard ABGNAC e Dual Band ed inoltre troviamo anche il Bluetooth 4.2, il sensore infrarossi e quello NFC. A bordo dell'Honor 9 troviamo Android 7.0 Nougat con l'interfaccia personalizzata Emotion UI 5.1. Questo software ormai lo conosciamo bene, così come conosciamo molto bene l'Emotion UI, infatti troviamo un'interfaccia molto completa e personalizzata con temi e sfondi direttamente dall'apposito store. Inoltre è possibile effettuare lo split screen, switchare tra le ultime due app aperte in background con due semplici tap sul tasto del multitasking, attivare l'utilizzo ad una mano e così via. Grazie ad alcuni accordi con Google all'accensione troverete diversi giochi preinstallati che potrete tranquillamente disinstallare senza problemi. La batteria è un'unità da 3200 mAh con supporto alla ricarica rapida. Nonostante ciò l'autonomia è leggermente sottotono, infatti mediamente ho effettuato 3 ore e 40 minuti di schermo attivo con uso medio intenso. Con il passare dei giorni l'autonomia si è assestata ulteriormente, infatti ricordo che i primi due giorni riuscivo a fare addirittura 3 ore e un quarto di schermo attivo, mentre in questi ultimi giorni sono arrivato tra le 4 ore e le 4 ore e un quarto, quindi speriamo che con i futuri aggiornamenti l'autonomia riuscirà ad assestarsi definitivamente. Ebbene ragazzi, eccoci arrivati alle conclusioni. Cosa ne penso di questo Honor 9? Cercherò di spiegarvelo facendo una breve lista dei pro e dei contro. Tra i pro metto sicuramente il design e questa splendida colorazione che ragazzi per me valgono da soli l'acquisto dello smartphone. Mi è piaciuto molto anche il sensore di impronte digitali che è stato spostato frontalmente e che è veramente una scheggia, così come è molto veloce anche il processore, perché durante le operazioni nella nostra quotidianità veramente il processore va molto veloce, molto fluido, l'apertura delle app è praticamente istantanea e non riscontriamo assolutamente dei problemi per quanto riguarda la fruizione dei contenuti. Ovviamente il merito è anche del software, infatti troviamo un Emotion UI veramente ben ottimizzata che ci permette di svolgere al meglio le operazioni quotidiane. Passiamo ora ai contro, che diciamo sono più nicchie contro, perché sono sicuro che con degli aggiornamenti in futuro la situazione può essere migliorata. Partiamo con l'autonomia, perché ok, negli ultimi giorni questo smartphone sta cominciando a carburare, l'autonomia sta cominciando ad assestarsi, però non riesco a vedere quei risultati che mi fanno dire wow, sono soddisfatto di questa batteria da 3200 mAh. Però, come già detto precedentemente, con degli aggiornamenti magari la situazione può essere sistemata, così come può essere sistemata anche per la fotocamera, che per quanto sia buona per la sua fascia di prezzo non riesce a competere definitivamente con top di gamma più blasonati quali per esempio Samsung Galaxy S8. La differenza la fa anche una stabilizzazione di tipo digitale, quindi non troviamo una stabilizzazione ottica che in situazioni notturne può esserci sicuramente d'aiuto. Quindi ragazzi, questo è un po' quello che penso di questo Honor 9 e ovviamente potrete acquistarlo su Vmall a 449 euro, quindi in linea generale penso che come rapporto qualità-prezzo ci stiamo. Lo acquisterei forse a qualcosina di meno, magari sotto la soglia psicologica dei 400 euro. 3,99 secondo me è da acquistare. Beh ragazzi, però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi di questo Honor 9. Quello che posso dirvi io è che per i prossimi mesi lo utilizzerò come smartphone principale. Vi aspetto nei commenti ovviamente per discuterne insieme. Per questa recensione è tutto. Un saluto da Leonardo per JizzChina.it. Giuseppe Sgro infame. La metterò nella recensione.